Pietro Pacciani al suo avvocato diceva: quel dottore trovato, ripescato dal lago Trasimeno, non è morto per annegamento, no, è stato ucciso dal vero mostro. Ma non solo uno, al lago Trasimeno in pochi mesi sono morte due persone. Oltre al dottor Narducci, anche l'ultimo amico, che era un pescatore dell'Isola Maggiore, l'ultimo amico di questo personaggio problematico. E c'è un filo che collega i fatti di Firenze a questi fatti del lago Trasimeno. Grazie a lei hanno riaperto il caso? No, assolutamente no. Non credo. Però con certezza hanno capito, diciamo, che quelle indagini erano sbagliate e che quindi anche, diciamo, per rispetto di quei ragazzi uccisi, no, bisognava riaprirlo. E questo mi fa piacere. In questo libro io racconto, diciamo, 30 anni di lotte per portare a conoscenza la verità, non una o un'altra verità, ma la verità, perché la verità esiste. Purtroppo, diciamo, è anche comprensibile, i magistrati, quando io sono andato per, diciamo, per mettere nelle loro mani questo soggetto, perché loro avevano licenza per agire, io non l'avevo, io sono un semplice cittadino, io portavo un soggetto del lago Trasimeno, capisci? Non era di Firenze, non era dei dintorni, non era nemmeno della Toscana, era uno psicopatico del lago Trasimeno. E c'è un collegamento, diciamo, anche con alcuni personaggi che sono entrati nella vicenda, che sono nella vicenda, ma la vicenda che ci hanno raccontato non ha nulla a che vedere con i veri fatti, non hanno nulla a che vedere. Quei personaggi erano tutti innocenti.